Al momento, accompagnato da mia moglie, sono in Palestina. Prendendo una visione frettolosa della terra della promessa e della sua gente. E considerando le prospettive del rapido adempimento delle predizioni dei profeti. Come vedrete dai miei libri, troviamo la testimonianza dei profeti. Che la vostra nazione sarà grandemente benedetta e ritornerà al favore divino tra oggi e l'anno 1915. Addio. Si è discusso molto sulla relazione tra Charles Taze Russell e la massoneria. Che Russell avesse tra i suoi conoscenti più in vista dei membri dell'alta finanza ebraica è provato dai suoi stessi scritti. Nel numero di aprile 1891 della Zion's Watchtower, Tassel scrisse una lunga lettera al barone Hirsch, un filantropo e mecenate ebreo, preoccupato delle tristissime condizioni degli ebrei in Russia. Si convinse che la risoluzione di tale questione stava solo nell'offrire a quegli ebrei la possibilità di emigrare in Palestina. La medesima lettera fu indirizzata per conoscenza al barone Nathan Rothschild.